Paolo Caraccio da Data Meteo per raccontarci della giornata dedicata alla meteorologia il 23 di marzo. Benvenuto a Paolo Caraccio e Data Meteo, anzitutto, di che cosa si occupa? Allora, Data Meteo in realtà ha due anime, noi siamo la parte no profit educational, ci occupiamo di divulgazione meteorologica a 360 gradi, occupandoci anche del comparto climatologico e con un occhio, come giustamente dicevi tu, a tutto quello che riguarda anche la transizione green, perché quello che sta succedendo al clima e anche alla meteorologia in genere lo vediamo tutti i giorni. Lo vediamo tutti i giorni, magari buttando l'occhio sul nostro smartphone e andando a curiosare nelle previsioni del tempo. Ma quanto noi possiamo capire, Paolo Caraccio, da quello che è previsione del tempo a quello che è cambiamento, o meglio, crisi climatica, anzi meglio, peggio, crisi climatica? Esatto, hai detto tu, purtroppo stiamo vivendo una crisi. Allora, la meteorologia si occupa delle previsioni, il tempo che farà, diciamo che l'attendibilità c'è fino a 7 giorni e poi l'attendibilità della previsione decresce in maniera esponenziale. Tutto quello che è la storia del clima che è successo e comunque tutto quello che succederà nei prossimi mesi rispetto a che tempo farà tra 2 mesi nella precisa ora, nel preciso giorno, ma se farà più caldo, più freddo, potrà piovere di più o di meno, interessa invece la climatologia. Come festeggerà, per modo di dire, come sottolineerà la giornata del 23 marzo, cioè la giornata meteorologica mondiale, Data Meteo? Beh, diciamo che noi abbiamo già anticipato i tempi, grazie anche alla collaborazione con TRS, siamo stati ospiti del Outdoor Festival e abbiamo portato la nostra esperienza a tanti ragazzini che sono venuti a fare i nostri laboratori e poi a tantissimi, veramente, devo dire che ci stanno seguendo e ci hanno seguito proprio per capirne di più, perché come hai detto tu, abbiamo molto l'occhio incollato allo smart. Forse confondiamo anche lo stare sempre collegati e perdiamo la connessione con quella che è la cosa più importante, il cielo, no? Quindi impariamo anche a guardare all'insù e abbiamo cercato di trasmettere appunto in questi 3 giorni a Terra Outdoor Festival e poi cercheremo anche di spiegare quello che è crisi climatica nell'altra parte della giornata della meteorologia, il 14 di aprile a Busca con un ospite veramente Paolo Sottocorona e poi il 15 facendo ancora dei laboratori presso il Museo Parco dell'Ingegno abbiamo una stazione Meteo Green innovativa di nuova generazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il collegamento non è via internet ma via ponte radio, quindi sprechiamo molta meno energia e tutti i sensori sono alimentati dalle batterie, da pannelli fotovoltaici, quindi non necessitano dell'elettricità. Ecco, questo messaggio è quello che vogliamo passare in questo, perdonami, festeggiamento un po' più prolungato, cioè che la meteorologia può essere estremamente utile se connessa con il quotidiano e non solo un'icona sullo smartphone. E non solo un'icona sullo smartphone, e non solo una nostra ansia perché tutto quanto si rivolga verso il bello, cioè quando c'è il sole, mentre dovremo cominciare a pensare che sarà bel tempo quando avremo la pioggia feconda. Ma la parola meteo a noi, che cosa deve dire? Beh, deve dire, diciamo, essenzialmente 3 concetti: capire che cosa è successo nel passato, il tempo che fu, per essere informati oggi e sicuri domani. Vediamo quello che è successo sulle nostre montagne, recentemente, quello che sta succedendo con la società. Finalmente sta entrando un vocabolario, cioè essere una parola di vocabolario, essere più resilienti, magari cambiare la tipologia di culture che richiedono meno acqua, magari essere attenti, come dicevi tu, quando si va in montagna e quindi capire che magari, non lo so, determinati tipi di difese non si possono fare. Ecco, l'importanza della meteorologia è questo e la parola meteo chiude questa, diciamo, questa essenza. Capire il tempo per essere veramente sicure, sia a casa propria che quando usciamo fuori. Entriamo nella parola clima, invece, la parola clima, che sembra una parola che sia più a tempi lunghi rispetto al meteo, no? Alla meteorologia, alle previsioni. E invece è sì una parola di tempi lunghi, però la stiamo vivendo, quindi che cosa ci dice? Il clima ci dice che rispetto a quelli che potevano essere
delle temperature medie, diciamo che il range climatico, si prendono in considerazione le temperature degli ultimi 30 anni, siamo in un'anomalia che sta superando i 2 gradi. Spiego in questo modo qui: normalmente il nostro corpo ha una temperatura media di 37,5, pensiamo se aggiungiamo 2 gradi alla temperatura del nostro corpo, 39,5. Allora, climaticamente la nostra Terra è malata ed ha veramente un febbrone. Dobbiamo fare attenzione perché questo porta onde di calore, porta siccità, porta scioglimento delle neve e porta anche una penuria di acqua che si sta veramente facendo molto molto sentire e sta diventando purtroppo un leitmotiv di queste stagioni. Paolo Gracio, ma se io ho la febbre 39 prendo una medicina, se invece la temperatura della Terra si alza, cosa posso fare io singolo? Beh, iniziare a diventare goccia, risparmiare, ottimizzare, non rimanere connesso all'infinito, nel senso che moltissime connessioni richiedono comunque energia, rinnovabile o no, l'energia richiede comunque uno sforzo e un riscaldamento, e poi diventare pozzanghera, diventare rivolo, diventare mare, risparmiando, ottimizzando, forse no, potremmo cavarcela, ma l'orizzonte non sarà domani, non cambieremo le cose domani perché le abbiamo guastate in decenni, se non diciamo così in periodi molto più lunghi. Ci andrà del tempo, speriamo di resistere, speriamo che questa resistenza porti finalmente ad uno sfruttamento e un'ottimizzazione delle risorse terrestri. Bella però l'idea che se io sto molto attaccato al computer, molto attaccato allo smartphone, consumo energia e quindi posso anche da lì determinare il clima. Sembra una cosa talmente lontana e invece Paolo Garaccio ci ha fatto capire in maniera molto semplice e profonda questa connessione. Beh, uno dei siti che inquinano statisticamente di più Spotify, ma non perché diciamo così abbia qualcosa di malvagio, in sé l'utilizzo della connessione, della banda, della richiesta di energia, di canzoni che continuano a essere richieste con, diciamo così, questo streaming, anziché, forse tu sei stato il protagonista della radio anni 80-90, una volta avevamo le nostre canzoni che richiedevamo alla radio, che richiede molta meno energia, arriva a molte più persone. Oppure ci salvavamo le nostre, diciamo, musiche preferite sulle musicassette o comunque sulle chiavine. Ecco, magari possiamo farlo nella cache del nostro telefonino e questo sarebbe già un grandissimo risparmio. Tornando alla previsione meteo, ovvero data meteo, questa realtà molto importante in provincia di Cuneo, a Busca, qual è il vostro prossimo programma? Ma allora, dicevo data meteo, in realtà è un provider meteorologico, ha un'anima no profit, che è proprio questa data meteo educational, e noi stiamo cercando appunto di fare divulgazione, abbiamo diversi progetti, uno è un progetto che si chiama Clima Chilometri Zero, cioè studiare il clima a livello locale, ad esempio di una cittadina come Busca, pensate, tra la parte un po' più esposta verso la Valmaira alla parte un po' più esposta al settore di pianura, quindi la parte che guarda verso il comune di Tarantasca, a volte abbiamo 5 gradi di differenza di temperatura, come sabato ad esempio hanno volato le mongolfiere, la stazione meteo vicino a Busca segnava praticamente 2 km all'ora di vento, quindi assolutamente un vento quasi inesistente. Dove eravamo noi 2 km un po' più verso la valle, sfruttavamo proprio il sifone della valle, quindi catturavamo questo vento che si chiama catabatico, il vento del mare che arriva verso la valle e che soffiava a ben 10 km all'ora, quindi veramente differenze pazzesche. Questi dati dovrebbero servire a capire meglio del clima. Poi con la collaborazione dell'Università di Torino e della nostra associazione mettere insieme questi risultati, validarli e uscire con dei servizi meteorologici utilizzando la rete, quindi anche noi diventeremo purtroppo dei consumatori di energia, però in ottica green, per risparmiare ad esempio l'acqua nel bagnare. Se tra un giorno è prevista una pioggia, non bagnare il tuo orto. Se tra ad esempio due o tre giorni è previsto del fön, quindi vento molto caldo, temperature molto alte, non tenere acceso il tuo riscaldamento a temperature impossibili, abbassalo, ti permette di risparmiare,
ti permette di ottimizzare le risorse in maniera molto intelligente. Bello però sentire del vento catabatico, era da tanto, il vento che va verso il basso. Paolo Caraccio, come ti sei lasciato affascinare dalla meteorologia? Brevemente. Da piccolo ero attaccato ad una rete di un aeroporto, il nostro aeroporto che è quello di Levaldigi, e vedevo questa torre di controllo con queste antenne, con questi strumenti che non sapevo che cos'era. Dicevo, un giorno vorrò sedermi lì e dire qualcosa del tempo a qualcuno, l'ho fatto per mestiere e adesso questa cosa, questa esperienza, diciamo così, con tutti gli altri volontari e soci di Data Meteo Education vogliamo metterla veramente a disposizione di questa gioventù che ha vissuto veramente il disagio del Covid. È stata un'impronta veramente importante soprattutto dal punto di vista educativo, perché penso ci sono stati ragazzi che per 2 anni non hanno potuto frequentare ad esempio nessun tipo di stage o nessun tipo di formazione attiva, solo vedere delle slide, e quindi questo veramente ha portato secondo me una mancanza di completezza nel percorso formativo di questi ragazzi. Come parlare del tempo a dei ragazzini, a dei bambini alle scuole elementari o medie, veramente stiamo vedendo che sta diventando molto interessante, perché sono loro che diventano, come il nostro programma educativo si chiama, i ciceroni, diventano loro i ciceroni, perché li facciamo interagire assolutamente non rimanendo con la rete, non utilizziamo nessun tipo di device elettronico, andiamo fuori, facciamo osservazione del tempo, li facciamo giocare, gli facciamo capire quanto è importante la natura e quanto è connessa la meteorologia con quello che loro poi dovranno vivere in maniera molto semplice. Grazie per essere stato ospite a 10 di 10, a Paolo Caraccio, per averci ricordato la giornata mondiale della meteorologia il 23 di marzo. Buon lavoro con il clima e con il tempo. Grazie ancora, voglio solo ricordare il nostro sito che è datameteo.education. Grazie anche a te, Livio.